E come tradizione tra cavalli e autorità si apre ufficialmente con il taglio del nastro anche questa 119esima edizione, importante come sempre e ricca di personaggi ma soprattutto di grandi cavalli. Beh, insomma, stiamo sempre crescendo, siamo la 119esima edizione, è nata nel 1898 proprio in città di Verona e quest'anno abbiamo un grande ritorno del cavallo arabo. Grande spazio al cavallo iberico, molte attività legate al mondo del turismo, dell'equiturismo, dove noi stiamo investendo parecchio. Ospitiamo anche quest'anno per la 17ª volta il campionato del mondo, la Coppa del Mondo Salto degli Ostacoli, la Lusin Fay World Cup. Abbiamo una giornata in più del Gran Galà, ci sarà in tre serate invece che due, più di 200 eventi, quindi credo che Fiera Cavalli abbia tutte le carte in regola per continuare a crescere. Tra l'altro una cosa molto interessante è che il nostro visitatore, l'anno scorso sono stati 161.000, ben il 50% di questi hanno dichiarato di avere più di un cavallo, di essere possessori più di un cavallo, quindi questo credo la dica veramente lunga di cos'è Fiera Cavalli, che è la fiera più importante a livello europeo ed è una grande fiera fatta di appassionati per appassionati. Al mese di ottobre, che era il mese storico dove si teneva Fiera Cavalli una volta, e se è buon tempo si vede dal mattino, credo che abbiamo avuto una bella intenzione. Una delle novità di questa edizione è la presenza di Federico Sboarina, sindaco di Verona. Noi... Sì, è un grande impegno e visto che siamo in tema speriamo anche di essere dei cavalli di razza, perché abbiamo iniziato questa avventura da poche settimane. È veramente, evidentemente, un grande orgoglio essere primo cittadino di questa bellissima città e tra l'altro questa è la prima Fiera Cavalli da sindaco. Dicevo prima, una grandissima manifestazione, 119 anni di storia, significa la storia della fiera ma anche la storia della nostra città. Allora, ben portati mi sembrano. Direi che sono veramente molto ben portati, perché questa è una manifestazione che poi ogni anno riesce comunque a ritrovare delle idee nuove per crescere ancora di più, e quindi una manifestazione che fonda le radici nel passato ma che è proiettata verso il futuro. Beh, poi 160.000 visitatori significa che anche per la città è un bel impegno. Sì, Fiera Cavalli è una manifestazione bellissima sia per, insomma, perché il centro poi della manifestazione è evidentemente il cavallo, il grande amore, la passione che tanti hanno per i cavalli, ma è anche un volano turistico fondamentale, un volano economico, quindi fatto appunto, dicevo, di turismo, e quindi è per il comparto e per il nostro territorio è una manifestazione fondamentale.